Dobbiamo dividere due aspetti, l'aspetto amministrativo, quindi vediamo un'amministrazione, una giunta ferma sotto tutti gli aspetti e lo notiamo anche girando la città, sotto appunto tanti aspetti, da quello della manutenzione a quello del decoro, a quello dei lavori pubblici, cantieri fermi, ricostruzione ferma e quindi una città ormai lasciata in abbandono da diversi mesi. E poi abbiamo quello dell'aspetto politico, appunto su una riconferma appunto di D'Alberto di un anno fa, e dove ad oggi si parla nuovamente di rimpasto. È una situazione che il sindaco insomma, l'ha portata all'immobilismo, perché bastava solo sostituire la figura di Giovanni Cavallari con un altro assessore, ma il sindaco, come al solito, per non decidere, ha combinato, come si dice, una frittata. Ecco, vediamo ogni giorno spuntare dei nomi, dei gruppi politici che rivendicano qualcosa, forse evidentemente qualcuno ha bisogno di una poltrona perché nella vita non lavora, e quindi siamo fermi, ecco, come dire, a uno stallo amministrativo. Non si fanno consigli ordinari, a parte le question time, non vengono portati provvedimenti in consiglio comunale, abbiamo una città paralizzata. E mi ricorda un attimino il secondo mandato di Maurizio Brucchi, che sfortunatamente ho vissuto e poi abbiamo visto come è andata a finire. Lei si aspetta novità prima o dopo le elezioni europee e amministrative che riguardano altri comuni della provincia di Teramo? Beh, ci sono diversi appetiti da accontentare, adesso ci sono anche le amministrative nei diversi comuni della provincia di Teramo, ci sono le europee, io penso che il sindaco allungherà il brodo fino alle europee, a meno che colpi di scena, ma non vedo un sindaco fermo su alcune posizioni, viene trasportato, come diceva spesso lui in passato, dai capi bastone. E quindi c'è anche una sua candidatura forse al Parlamento, quindi è condizionato anche indirettamente da partiti più grandi, che lo porta a muovere le pedine in un certo modo, come lui invece afferma diversamente, ma non è così, perché altrimenti già la giunta era composta. Abbiamo diverse pressioni, leggiamo da voi, dalla stampa, e quindi però la cosa preoccupante è che è una città ferma, una città che è sotto gli occhi di tutti i cittadini abbandonata, soprattutto c'è una ricostruzione che bisogna fare, bisogna definire, bisogna far partire, ma non vediamo nulla di ciò, e quindi sono preoccupato non come amministratore o come consigliere d'opposizione, sono preoccupato come cittadino teramano. Le dimissioni da capogruppo di Insieme Possiamo di Andrea Core può essere un segnale di instabilità per la maggioranza? No, passa un messaggio che non è. Lui si è dimesso appunto da capogruppo perché va a fare l'assessore, e quindi è un gioco politico, perché non si può, è incompatibile entrambi, perché una volta che entra in giunta si dimette da consigliere comunale, quindi ha anticipato i tempi e quindi non c'è nulla di sconvolgente su questa situazione. Il fatto rimane che alcuni assessori, quindi non devo prendere la posizione perché più volte in consiglio comunale l'ho anche criticato, Valdo Di Bonaventura, forse è l'unico che ha 6 anni ha dato un segnale diverso, molto operativo, e quindi si va a toccare per ripicche un assessore che evidentemente è stato scomodo alla candidatura regionale, e quindi invece di rifare un rimpasto forse mettendo 2 esterni, questo dava un segnale forte, il sindaco mettendo 2 assessori esterni per dare un impulso diverso e più operativo e pragmatico alla città di Teramo, perché ne ha bisogno.